E a un certo punto, assieme al liuto, nello stesso periodo, appare uno strumento che è rivoluzionario. La rivoluzione della cultura occidentale, proprio come sistema di produzione del suono. Allora lì si fa il discorso lì che è lo strumento principale nella concezione estetica, ma anche a certi livelli di Grasè, beh, lì tutto si concatena con la teologia, lo strumento, l'unico strumento, lo strumento vero, per fare però sempre nel livello, sotto il livello della musica delle sfere, cioè per la musica sensibile, l'unico strumento è la voce umana, quello è il modello. Ciò che si avvicina alla voce umana è, diciamo, nella graduatoria degli strumenti sale progressivamente. Quindi, voce umana, in questo periodo le corde erano sempre... Cioè, cosa appare? Appare uno strumento del genere, una forma piriforme, scavata in un pezzo unico, con tre corde, da una a tre. Banalissima cetera piccola. Ma cosa facevano gli arabi con le cetere? Gli arabi avevano preso, nelle loro peregrinazioni, un sistema di produzione del suono che era diverso, non pizzicavano le corde, ma le sfregavano con la coda di cavallo, in pratica. E il suono che ne veniva non era più, ma era... Lo strumento che si importa dai paesi arabi si chiamava rebab, come si chiama oggi, però rebab si chiama anche uno strumento in Thailandia, che è più antico del rebab arabo, quindi loro probabilmente prendono da queste popolazioni questo utilizzo del crine di cavallo montato su un bastoncino che si piega, quindi diventa simile a un piccolo arco, allora gli viene fuori il nome, no? L'archetto, e viene sfregato sulle corde in funzione di una conformazione del crine di cavallo, che guardato non neanche al microscopio, basta una lente, si vede che ha come dei piccoli dentini. Questo è quindi un pizzicare le corde, ma molto velocemente, di modo che l'illusione che si ha è di un suono continuo, molto simile alla voce. Si mescola la chitarra, la citola, e si applica il principio delle corde sfregate. Gli arabi continuano a suonare anche i violini in questa posizione, no? Questa è la posizione naturale dello strumento ad arco, anche l'anima. E in Occidente, da quasi subito, viene portato vicino alla voce, strumento che canta, è l'unico strumento venuto nel Medioevo che può entrare tanto in chiesa quanto nel monastero, quanto suonare nelle piazze, quanto entrare nei palazzi nobiliari. L'unico strumento che ha tutti i gradi della nobiltà. Perché? Perché è simile alla voce, uno strumento che canta. Quindi Johannes de Gocheo scrive proprio che deve essere in grado, con la sua accordatura e il numero di corde, di eseguire qualsiasi melodia. No? Qualsiasi melodia vuol dire qualsiasi melodia di canto, di una voce maschile o femminile. E dal violino poi nasceranno altri strumenti, due famiglie separate. Da una parte le vielle, che quando diventeranno troppo grandi, cioè cosa succede? Ci sarà la scrittura a quattro voci. La viella a malapena arriva la voce del tenore, quando c'è bisogno del basso la viella ottavizza e quindi, no? Volendo avere un basso si fanno delle vielle più grandi. La viella più diventa grande, è evidente che questa posizione non le compete più, viene posta tra le gambe e si chiamerà viola da gamba, viola da gamba. Viola da gamba, mentre che non ha nessuna parentela, diciamo dal punto di vista organologico, con il violoncello. Si assomigliano, ma il violoncello è figlio del violino, cioè quindi di questo nuovo strumento con la doppia bombatura avanti e dietro, con questa qualità di resistenza a una tensione abbastanza elevata, senza grandi modificazioni, proprio per la costruzione che presenta, quindi lo scavo in terra, i materiali, eccetera. In mezzo tanti ibridi. La viela diventerà la viola da braccio del 400, che conserverà il numero di corde lo stesso. Per esempio questa qui è copia esatta, proprio anche nei materiali, faticosissimo, perché tutte le filettature qui intorno sono in bosso, piegare il bosso non è uno scherzo, di quella che è, diciamo, catalogata come violino alla maniera antica, una catalogazione molto vecchia, al Museo Medievale di Bologna. Questo è lo stesso strumento, ha una cassa alta, forse cercando appunto di acquisire questi suoni gravi, ed è un unico. Già le vielle all'inizio si differenziano in due tipi, una sarà la viella di bordone, quella che avrà tendenzialmente un ponticello piatto, che farà l'armonia in pratica, l'armonia modale prevalentemente, no? È adeguata a quello, e l'altra sarà la viella di canto, che farà invece linee melodiche. Ci saranno altri ibridi che deriveranno dalla viella di bordone, che saranno per esempio le lire da braccio, che saranno ampiamente utilizzate tra 400 e 500 proprio per accompagnare recitazione e canto. Il musicista si accompagnava sia nella recitazione che nel canto con questi strumenti. Questa, anche questa qui, è una copia di uno strumento che è conservato alla Hill Collection a Londra, una viella del tardo 500 italiana, e ce ne sono altri tipi molto più arcaici. Anche le ribecche subiscono modificazioni, rimangono in uso,
e diventeranno strumenti. Proprio questa connotazione che li legherà poi alla danza per lungo tempo farà sì che si trasformeranno in pochette, cioè nei violini da tasca. E infatti, se andate a vedere anche i trattati di danza, insomma, basti pensare a quello più famoso dell'epoca, il Dancing Master inglese, tutte le parti sono scritte solo per violino piccolo, cioè per pochette, violino da tasca.